Queste iniziative sono importanti, non risolvono il problema ma sono importanti, perché il tema del racket e dell'usura deve essere nell'agenda delle priorità di tutte le istituzioni. In Piazza del Gesù arriva la tappa napoletana del tour anti-racket promosso dalla Regione Campania, un'iniziativa che fino al 5 maggio toccherà diversi comuni della città metropolitana di Napoli e delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. La campagna della legalità vuole sensibilizzare e informare i cittadini sui gravi problemi di usura e racket e mettere a disposizione delle vittime strumenti di prevenzione e contrasto. È importante a Napoli perché a Napoli il fenomeno dell'usura del racket, se vogliamo, Napoli è la capitale dell'usura del racket. Io ho un'esperienza quarantennale in questa città e ho sempre detto nei miei interventi che il racket rappresenta uno dei fenomeni criminosi più radicati, più pervasivi in questa città, perché incide sulla vittima. La vittima, quando riceve una richiesta estorsiva, vive in solitudine, è solo, non ne parla con la famiglia, non vuole parlarne con gli amici. Per questo è importante che la vittima parli con imprenditori che hanno vissuto queste esperienze e che hanno deciso di denunziare, perché è fondamentale che ci sia la condivisione, la volontà della vittima del racket di affidarsi alle forze di polizia. Ma le associazioni anti-racket hanno una funzione di accompagnamento emotivo della vittima alla sua decisione.